Non hai il cazzo! Al primo appuntamento ci vuole un buon caffè? Stai scherzando? Non uscirei con te neanche fossi George Clooney. George Clooney non ha il cazzo. E tu sei un cesso. Allora trombiamo? Ha detto trombiamo. Un uomo d'altri tempi. Vado a trombare. Ma lui non ha il cazzo. Mi piacerebbe berlo. Ma anche succhiarlo. Fake of Italy. Falsi d'autore. Allora che facciamo? Sesso. Sesso. Voglio succhiartelo. Proprio come il caffè. Un bel caffè con panna. Devo dire che questo caffè è proprio una merda. È buono. Fa schifo. A me piace. Fa vomitare. Mi pagano. Per cosa? Per dire che è buono. Con quel caffè è così bello, elegante, ha anche un bel fisico, incredibilmente affascinante. Sì, hai ragione, è un vero peccato che non abbia il cazzo. Non gli ho detto io che non hai il cazzo, George. Ti sarei accorta che George Clooney non ha il cazzo, quindi se ti andasse di succhiare qualcosa... Il tuo caffè? Caffè? No, io intendevo un po' pompino. Ti ringrazio, ma preferisco questi cazzi di gomma. Diglielo se hai coraggio. Il qui presente sex symbol George Timothy Clooney vuole dirvi una cosa: che lui non ha il cazzo. Quindi adesso, se volete succhiarlo... Ti pareva? Mortacci. Dovete rivolgervi a me. Fake of Italia. Solo falsi d'autore. Che figura di merda. Okay. Ah, rilassati, George. Ah, sì, certo. Mi hai appena sputtanato tutta la carriera.